Lazio avrà a breve due mostre nella Repubblica Dominicana, una al Centro Leona di Santiago, che è un centro di arte contemporanea, uno dei più importanti della Repubblica Dominicana, e un'altra a Santa Domenica, perché quest'estate ha realizzato un omaggio fotografico a un'artista dominicana, Lidia León, che ha avuto una sua mostra alle Zitelle, nella chiesa delle Zitelle alla Giudecca. Non so se vi è capitato di visitarla, la mostra si intitolava Te Veo Me Veo. E così Marco Agostinelli, regista che aveva conosciuto Maurizio, me l'ha introdotto e di lì è nata una collaborazione. E Maurizio ha fatto queste fotografie stupende, di cui ci siamo innamorati pazzamente tutti, compreso l'ambasciatore italiano, e alcune di queste fotografie saranno in mostra appunto nella Repubblica Dominicana. E poi ecco qui, ha fatto queste fotografie stupende che sono finite nel libro dedicato, che ho scritto, dedicato all'artista Lidia León, di cui la copertina. Quindi, che dire, è una sorpresa. Ed è anche un onore, perché sarà il primo fotografo che arriva e che espone nella Repubblica Dominicana. Per cui... Maurizio arriverà in barca alla Valsana. Vengo a rinforzare. Poi tutti i comunicati stampa, se ci saranno articoli, ovviamente ti saranno trasmessi e potrai condividerli con la tua famiglia, il papà, innanzitutto il papà e poi gli amici. Sicuramente lei è parte del lavoro di Maurizio, no? Questa sensibilità che lui ha è qualcosa che è stato trasferito da anche, ma anche di mia mamma. Sì, infatti. Ma dietro le quinte. Sicuramente anche suo il merito, però c'è un legame molto forte dal punto di vista maschile, perché poi il tipo di fotografia che fa Maurizio è questo che veramente lo differenzia da tanti altri fotografi ugualmente bravi, è proprio questa virilità, cioè le sue fotografie sono molto tirate, quindi ha una visione quasi monumentale della natura, della figura umana, quindi ha proprio un approccio molto maschile alla fotografia. Quindi è una fotografia che è vero, è poetica, ispira alla poesia e l'abbiamo sentito, però nello stesso tempo si contraddistingue per una forza, proprio un approccio molto forte, molto spigolosa, per cui le vedremo qui, ma insomma io ho trovato questo, per cui sicuramente dal papà. Sì. Bene, allora complimenti. Grazie. E auguri. Grazie. Bravo, auguri. Te veo, me veo, inspirado en el aforismo griego de conócete a ti mismo. Lo que veo en ti habla más de mí que de ti, y mi formación de arquitecta facilita la construcción de estas experiencias intangibles. Ahora bien, vamos a descubrir, a redescubrir, te veo, me veo, a través de una serie de magníficas fotografías de Mauricio Rossi. Ahora yo quisiera decir algunas palabras del libro que se va a poner a circular. Acompañada por 12 fotografías del artista, del fotógrafo italiano Maurizio Rossi, que durante la exposición el año pasado en Venecia, pues estuvo por ahí tomando impresiones de lo que esta obra provocaba en el público que asistía. Leo, creo, homenaje fotográfico de Maurizio Rossi a la exposición de Lidia León. Parte de los fondos. Tanto que el fotógrafo que ha iniciado, hemos mencionado a Maurizio Rossi, ha inmortalizado el artista y su obra en bellísimas fotos, y hoy tendremos una muestra aquí en el Centro León. Y a través de esto también tu libro particular. Perché hanno partecipato fotografi professionisti come Andrea Merola, Maurizio Rossi, Michele Crosera, Luis Nova, Mariano Hernandez, David Nim, Franky Beats, Guadalupe Casanovas, nonché alcune foto fatte proprio da Lidia León. Decir a las personas que vengan en
este próximo mes que va a estar la exposición Te Veo, Me Veo aquí en el Centro León. Sí, porque va a estar la obra central, que es el módulo Te Veo, Me Veo. Y están las fotografías hechas por un fotógrafo veneciano extraordinario, que tuvimos la suerte que lo pudimos conseguir, y hizo unas fotos maravillosas de la instalación.